presidente, candidato per Rete dei Cittadini. Mi dai una tua biografia, vogliamo sapere tutto di te e della tua famiglia. Hai detto bene, io sono contento, te lo devo dire questa cosa, di raccontarti di me, giusto, capisco, eccetera, eccetera. Sono candidato e non è male, è logico che si voglia conoscere, però in realtà io non vorrei essere conosciuto come uno strano con la sua storia, anche se forse ha la sua importanza, ma ha un'importanza perché vorrei essere quello che, rappresentare quello che la Rete dei Cittadini vorrebbe, e cioè che non ci fossero più persone a cui delegare. Noi siamo obbligati in qualche modo a sottostare alle regole della democrazia cosiddetta rappresentativa, che non è né democratica né rappresentativa, e quindi dobbiamo avere un candidato a presidente, eccetera. Però noi vogliamo partecipare a queste elezioni, questo te lo devo dire, non tanto per eleggere dei rappresentanti delle facce nuove, ma per portare un metodo nuovo, dei contenuti nuovi. E quindi la persona è giusta o sbagliata soltanto in rapporto alla sua capacità di portare questi contenuti, questi metodi nuovi. Quindi essere non essere. Io di fatto vorrei essere trasparente, vorrei avere un passamontagna, vorrei essere sul presidente Linus. Infatti, perché proprio questo è il punto, a volte ecco, l'essere non essere. Mi perdoni il comandante Marco, c'è la mia presunzione, però dentro c'è un significato vero, cioè non è importante la persona, l'importante è cosa rappresenta. Esatto, però tu rappresenti in virtù di te stesso, cioè rappresenti qualcosa e purtroppo ti chiami Pino Strano. Purtroppo è vero sia per una regola di natura, perché non si può essere tutti allo stesso posto. E qui noi abbiamo pensato regole per tenere sotto controllo alcune condizioni di natura. Non si può partecipare tutti, sempre a tutti. Però si può tutti avere la possibilità di dire la propria, tutti avere la possibilità di cambiare anche colui il quale più o meno giustamente viene scelto per portare avanti certi discorsi, per rappresentare gli altri. E tuttavia penso che questo deve essere, come dire, reso al minimo, perché ci sono in realtà tutta una serie di occasioni in cui non è necessario avere dei rappresentanti, invece diventa obbligatorio. Allora noi questo per esempio lo vogliamo eliminare, laddove non è possibile ce lo teniamo e scegliamo se possibile le persone migliori, sempre sotto il controllo ultimo dei cittadini, sempre. Perché è loro il potere, se siamo in democrazia. Esatto, quello che non sta accadendo ora, perché ora c'è una ribellione da parte di tutti noi nei confronti di chi ci ha detto che siamo in democrazia, ma in realtà non siamo, oggi come oggi assistiamo per le proprie volte. Infatti ciclicamente, non è adesso che le cose non funzionano. Io ho una certa età, e anche solo la mia memoria fisica, la mia memoria storica, mi ricordo che nel 91, quando è finita la prima repubblica, c'erano discorsi simili, quasi uguali pezzi, c'era Craxi, Andreotti, Forlani, c'era il CAF, si rubavano le cose, c'era la corruzione, Craxi e gli altri furono andati via sulle monetine lanciate, eccetera, eccetera. E il problema diventò: come facciamo a cambiare le facce? Non è quello il problema, è come facciamo a cambiare i metodi, come facciamo a rendere questa una democrazia. Intanto con la partecipazione della gente, la gente deve essere rendicontata, cioè io devo sapere tu cosa cavolo fai dei soldi che ti ritrovi per le mani, e soprattutto voglio sapere perché i soldi che io spendo in tasse poi alla fine non vanno in servizi che devono poter essere a favore dei cittadini. Assolutamente, e qui sì. Ci ritroviamo a pagare, ad aver pagato, e poi... Sono due cose in cui hai detto, una è la partecipazione e l'altra è il controllo, non sono esattamente la stessa cosa. La partecipazione è un fatto attivo, il controllo può essere anche più passivo, nel senso che quando serve io intervengo, okay? E lo dico perché una delle critiche che si fa a questa idea della democrazia partecipata è che non tutti sono disponibili a partecipare, non tutti hanno voglia, ma va bene, è normale, è naturale, l'importante è che chi voglia possa farlo, il punto è che anche chi vuole non lo può fare. E quando anche tu quindi proponi partecipazione, che cosa proponi di partecipare? A niente, ai riti finti. L'unica cosa che ci è rimasta a noi per la partecipazione, l'unica ombra, parvenza di democrazia che ci è rimasta, è il voto. E non è un caso che in questa situazione tutti vengono, brandiscono gli elettori, propongono, promettono, fanno bei programmi, cose bellissime, io sono quasi d'accordo con tutti i programmi, cose belle. Il giorno dopo è finito tutto. Esatto. A
Allora il punto è esattamente questo. Infatti qui è una delle nostre diversità, perché poi i contenuti sono anche importanti, perché la democrazia non è che serve fino a se stessa, serve a fare delle cose. E noi vogliamo una società che non sia governata dai banchieri, prima di tutto, e solo dalla brutta economia e dal profitto, ma sia governata dai cittadini, i quali sono, secondo me, dovrebbero essere gli unici artefici del loro destino. Il che significa che se noi siamo in grado, dovremmo poter realizzare le cose belle che pensiamo, e se non siamo capaci di, come dire, di portare qualcuno che lo faccia perché gli piace, dobbiamo essere capaci di cambiarlo, questo qualcuno. E questo è uno dei nostri must, dei nostri cavalli di battaglia. Io come candidato presidente ho dovuto e ho firmato con molto piacere due lettere di dimissioni in bianco consegnate al responsabile della lista. Ho firmato una dichiarazione con l'impegno a rispettare la volontà degli elettori, non solo in senso astratto, ma proprio il voto che loro potranno esprimere nelle situazioni topiche, quando si sono prese decisioni. E poi, nel caso in cui questo non sia possibile, comunque mi impegno a rispettare il programma che viene definito dai cittadini. Ma in primis è la loro volontà, e soprattutto il fatto che mi rimetto al loro giudizio, non solo al momento del voto, ma durante tutto l'arco della decisione. Direi. E come la vedi dal punto di vista, a proposito del voto, no? Ora c'è qualcosa che sta succedendo che ci sta un attimo, come dire, deragliando, perché anticipando il voto con le dimissioni dei conti il problema c'è, nel senso che tutti i movimenti e tutti coloro i quali vogliono giungere a hanno un problema in questo momento, perché non ci sono i tempi, anche se so che sono state dimezzate la raccolta firme, no? Il numero a 75. Questo prevede la legge, quando in caso di elezioni anticipate il numero di firme necessario per raccogliere diventa la metà. Ma questo è infatti un problema solo per chi la legalità la vuole rispettare. Noi abbiamo raccolto già nelle prestate precedenti regionali le firme vere di cittadini vere che firmavano le liste di candidati già pronte vere. Gli altri partiti, no? Gli altri partiti usualmente, e qui posso denunciarlo tranquillamente perché la vera verità la sanno tutti, raccolgono le firme senza nemmeno aver riempito le liste di candidati, in bianco quindi. Firme poi autenticate non si sa nemmeno bene come e quando, perché tanto loro hanno conoscono, diciamo, le segrete cose, no? E hanno la loro possibilità di superarle questi ostacoli. Tanto è vero che ci fu, se vi ricordate, il famoso discorso del panino nella lista del PDL, delle polverine, con i pacchi di liste di firme messe lì davanti, con i candidati in bianco, con il responsabile che se ne andò, con già sul panino. No, se ne andò perché si era arrabbiato, perché non era d'accordo con i nomi da mettere sopra la lista dei candidati. Adesso io dico che è successo. Noi invece rispettiamo la legalità e raccogliamo firme di cittadini veri dopo aver definito le liste di candidati. E per questo noi siamo in difficoltà. Loro lo sanno e sanno anche che questo quindi ci mette in difficoltà. Ma non solo dal punto di vista pratico, ci mette in difficoltà dal punto di vista politico, perché accorciando i tempi quelli che stanno costruendo un'organizzazione, noi che stiamo costruendo un metodo nuovo per fare questo, e lo dobbiamo diffondere, ed è così diverso dagli altri che è difficile avere il tempo per spiegare alle persone. E nonostante tutto però noi ce la faremo, sono sicuro che avremo qualcosa da dire a quei cari signori. Da qualcosa da dire e qualcosa da fare, sì. Aggiungerei, perché oltre al dire la gente ha bisogno di azione. Sì. Quando noi si apre, noi di aggregazione è solo una frase, non è un movimento, non è un gruppo, è solo una frase, un messaggio, appunto, aggregazione da egregora. Quindi l'idea è proprio questa di comunicare al cittadino cosa. Se un cittadino viene da noi, nei nostri sitini, e ci dice sì, tanto qua alla fine, correte tutti alle elezioni, peccato però che diventate come tutti gli altri nel momento in cui sedete su quella poltrona. Come risponde rete di cittadini nella tua rappresentanza a questi cittadini, i quali dicono non crediamo più? Come facciamo a iniettare, come dico io, come dire, sieri di fiducia alla gente? Come fa la gente a credere se poi dopo puntualmente viene disattesa? Io non voglio convincere nessuno. Io ti dico come sono. Vi dico dove potete vedere come siamo. Vi dico di venire e partecipare al nostro riunione. Vi dico che noi vogliamo eleggere candidati e consiglieri che siano sotto il controllo dei cittadini. Vi dico che abbiamo dei metodi per fare questo.
ti dico che i cittadini, quelli che firmano per presentare la lista dei candidati e quelli che dichiarano pubblicamente che voteranno per noi, questo è importante, definire chi ha il potere su questa rappresentanza. Noi lo facciamo sul serio, non lo facciamo per finta, non diciamo i cittadini generici, i votanti, no, diciamo nome e cognome dei cittadini che hanno il diritto di esprimere il voto, e quindi tu, se vorrai sostenerci, avrai la tua settina di potere, di sovranità, e questo noi vogliamo. Riprendersi, anzi prendersi finalmente la sovranità. La sovranità non è una parola vuota, la sovranità sulla nostra vita vuol dire poter decidere anche cose precise. La sovranità sulla mia vita significa, per esempio, che io dovrei poter dire la mia anche se un servizio pubblico funziona o non funziona. Di più, dovrei poter dire la mia per stabilire un criterio insieme ad altri cittadini, magari ci riuniamo, ragioniamo, facciamo una proposta agli altri cittadini e insieme decidiamo di farla diventare una legge della regione, per cui per esempio si stabiliscono criteri che non sono più sotto il controllo dei dirigenti, dei politici, per stabilire se un servizio funziona o no, con delle cose banali che le imprese private più usano, la customer satisfaction, la worker satisfaction, vuol dire il gradimento, la soddisfazione dell'utente. Ha funzionato il servizio, volevi questa cosa, hai aspettato 3 mesi oppure no? E sulla base di questo bisogna decidere se un dirigente funziona oppure no, se va sostituito oppure no, non sul colore politico della sua testa, che non mi frega un accidente. E beh, anche perché se è vero... Questa è sovranità, ecco, invece noi non possiamo deciderlo questo. Ecco, e infatti, siccome noi si parla molto spesso di sovranità individuale, sovranità in funzione di tutta la collettività, se è vero che siamo sovrani, ministro, fino a prova contraria, vuol dire servo, tu devi essere disponibile ad essere servo, a servire il tuo popolo. Significa che tu devi poter fare politica per vocazione, anche senza fare della politica qualcosa che va a farsi intascare, no? Guarda, perché... io sono talmente laico e prosaico che dico, tu puoi avere le tue motivazioni per la politica, puoi essere anche un emerito stronzo se vuoi fare politica. Però io devo avere gli strumenti per poter decidere se ti voglio o no come merito stronzo. Nel momento in cui non ti voglio più, tu ne devi andare. Non mi interessa, certo, preferisco le persone etiche che fanno le cose spassionatamente, che pensano all'interesse generale, non al proprio, eccetera. Però è una mia scelta come singolo cittadino. Tu come singolo cittadino hai il diritto di decidere i tuoi criteri. Io quello che dico è tu hai il potere di avere la tua porzione di sovranità. Non so io, non sarà lui, non c'erano tutti. E cosa che non è oggi. Quindi ripristino della sovranità e poi il primo punto da cui parte il programma di Rete dei Cittadini. E trasformare questo concetto, implementare questo concetto, farlo diventare concretezza in tutti gli atti della vita pubblica e amministrativa della gestione del bene comune. Primo, il governo dell'economia. A livello anche regionale si possono fare delle cose, a livello dell'economia si può benissimo anche per esempio contestare trattati in atto. A livello regionale questo è possibile farlo, pochi lo sanno, ma è possibile farlo. E se non questo, noi possiamo incidere sugli strumenti di economia, per esempio con degli strumenti alternativi di finanziamento, con una logica di finanziamento del mercato che non può essere solo quella del massimo profitto. Voglio dire, è sfuggito forse a qualcuno, ma io ho visto pochi commenti su questa cosa. 2 giorni fa Draghi ha detto che avrebbe dato alle banche il finanziamento illimitato e che quindi i mercati stessero tranquilli da questo punto di vista, i mercati, i banchieri, e quindi non avrebbe alzato il tasso di interesse bassissimo, il minimo della storia della Banca Centrale Europea, che è 0,75% alle banche, finanziamento illimitato alle banche allo 0,75%, le quali banche poi cosa fanno? Finanziano le imprese? Finanziano i consumi? E sviluppano l'economia? No! Prestano questo a tassi del 5, del 6, del 7%, fanno usura sulle nostre spalle e si crea il debito pubblico. E noi paghiamo perché la Banca Centrale Europea presta denaro a tasso quasi zero alle banche, le quali poi comprano i titoli di Stato a un tasso di spread che sale. Ma vogliamo smettere? Allora, primo, recupero della sovranità monetaria, che è lo strumento principale. Ma hai rubato le parole in bocca e ti stavo dicendo proprio questo, sovranità monetaria, perché l'italiano e parecchi anche della comunità europea credo che stiamo prendendo a livello consapevole. Ma ancora c'è gente che non sa che la Banca Centrale Europea è privata. Ancora c'è gente che non sa che la Banca d'Italia, al di là del nome altisonante, è privata. I principali istituti di emissione di moneta sono privati.
a cui lo Stato italiano recentemente, 4 anni fa, ha rinnovato per altri 20 anni il diritto, si chiama di signoraggio, cioè di emettere moneta. Ma emettere moneta è lo strumento principale di governo dell'economia, lo sanno bene alcuni stati, e parlo di destra e di sinistra, che quando hanno voluto prendere il controllo dell'economia, la prima cosa che hanno fatto è stata nazionalizzare la Banca d'Italia. Ma vogliamo dirla tutta, la Banca d'Italia è illegale in questo momento, perché dal 2008 avrebbe dovuto cedere le quote di proprietà privata per legge, quindi è dimostrato forse la resistenza di questa legge, che è una banca privata e continua ad esserlo, perché non è stata ottemperata quella legge, che la quale prevedeva il passaggio di queste quote al pubblico, allo Stato. Quindi tutti i governi che si sono succeduti fino adesso, Monti compreso, sono criminali, ecco, allora, perché questo, non applicano le leggi. Questo lo diceva anche il compianto Orinti a proposito di criminalità, fece delle denunce, così come anche Orazio Fermiani ancora prima della Paola Musso. Comunque c'è gente che si è mossa con grande anticipo. E a proposito di illegittimità, vogliamo parlare di questo golpe in atto già da un po' di tempo, di questa completa illegittimità a qualsiasi livello, perché noi non ci sentiamo rappresentati, oggi vogliamo un'Italia diversa. Ma questo è bellissimo, cioè per me è bellissimo, ironicamente. Cioè, i politici sono sempre stati al servizio dell'economia, almeno lo sono ormai da una quarantina d'anni, chiaramente. L'economia ha sempre di fatto governato, diciamo, le sorti dello sviluppo sociale di un paese, non bisogna essere marxisti per dire questo. Ora cos'è accaduto? Le banche centrali, che sono emanazione di un potere finanziario ancora superiore, non voglio fare il complottista, ma che esiste, perché chi ha in mano la proprietà del sistema bancario mondiale di fatto governa il mondo. Ecco, queste persone hanno stabilito che era il momento di dare una bella sforbiciata e rendere più difficile la vita, perché io penso che ci sia in alcuni di noi un istinto di rivalsa, di potere, di sopraffazione, che in fondo è una difesa dalla paura della morte. Questa gente pensa di diventare eterna perché ha un sacco di potere. Intanto moriranno pure loro, però il risultato è che mentre che vivono fanno morire tutti gli altri. Esatto, questa è la cosa. Allora dobbiamo liberarci di queste persone. È la cosa peggiore. Tra l'altro dico sempre, e chiuderei l'intervista così, basterebbe che ci si soffermasse ogni giorno su un pensiero, e cioè quello di cogliere l'attimo e soprattutto di focalizzarci sul fatto che potremmo morire da qui a qualche minuto. Quindi basterebbe dire, ok, faccio qualcosa per il bene degli altri, passando sia attraverso me, ma fondamentalmente cercando di respingere con tutte le mie forze tutto quello che è il male, che comunque in questo momento vuole azzerare. Dove ti candidi che ti voto? Bella questa, mi piace.